Loro, se decidono di giocare e trovano la squadra avversaria al loro livello, riescono a fare punti, riescono a giocare, cioè funziona tutto in campo. Non lo so cosa è successo a Brolo, ma soprattutto contro il Capace. Però siamo alla terza di ritorno, abbiamo 3 punti. Io, se mi ricordo bene, alla terza di andata avevamo 3 punti. Quindi questo mi fa ben sperare. Adesso abbiamo una serie di partite, diciamo che fra virgolette sono alla nostra portata, però io dico sempre: non guardo le squadre che sono alla nostra portata, ma quelle superiori a noi, se ci sono. Io, pallavolisticamente parlando, dico sempre che la mia squadra è una bella squadra, solo che devono crescere, non hanno ancora capito, ma io lo ripeto sempre ogni volta, che significa giocare in Serie C: massima concentrazione, soprattutto nella correlazione muro-difesa. Quello che stasera ha funzionato. Il Milazzo forse non si aspettava questa squadra, questo gruppo. Sicuramente abbiamo questa serie di partite abbordabili dove possiamo fare punti. Speriamo di giocare come abbiamo giocato nel girone di andata. Continuare così come abbiamo giocato oggi contro il Milazzo, come abbiamo giocato contro il Barcellona e cercare di fare tesoro degli errori di Capace e Brolo affinché possiamo solo giocare meglio. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura dell'avversario, questo. Secondo te cosa è successo in queste due gare contro il Capace e contro il Brolo? Secondo me, dopo la partita contro il Barcellona, ci eravamo un po' montati la testa e ora, con le sconfitte di Capace e Brolo, siamo tornati con i piedi per terra, dobbiamo lavorare e basta, questo.